Ragazze e ragazze, qua è Kenneth The King del mio canale. Eccoci di nuovo, tornati con un nuovissimo video. Oggi giocheremo di nuovo su Black Ops 2, così come avevo iniziato il canale. Ve lo ricordate benissimo con Black Ops 2, appunto. Oggi giocheremo un altro video. So che magari molti di voi penseranno: ah, ma perché non ha portato Advanced Warfare, molto più nuovo, bla 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 bla, l'esoscheletro, il doppio salto, bla 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 bla, e tutte queste stronzate varie. Perché, a parte che costa ancora un putiferio, anche se io ho le old gen, tra virgolette, c'è cioè la PS3, però ancora costa tantino, e onestamente non mi sento in vena di comprarlo, perché onestamente, più che Advanced Warfare, comprerei Battlefield 4, che costa meno, e secondo me Battlefield è migliore, ma questo è soggettivo, puramente soggettivo. Advanced Warfare, se non passerà molto tempo e costerà molto, ma molto poco, lo prenderò per molto poco. Intendo tipo 10 euro perché io onestamente in questo momento non ho alcuna intenzione di comprare giochi nuovi, di giocare semplicemente o quello che ho o quello che trovo su PC gratis, ovviamente. L'ultima volta abbiamo giocato Deathmatch a squadre, ma dato che secondo me vi rompete abbastanza con Deathmatch a squadre, oggi giocheremo invece il gioco delle armi, che lo volevo portare, e se dura poco ne farò due. Mi pare che dura 5 minuti, quindi ne possiamo fare due, ma questo qua lo vedrò in corso d'opera. Troviamo una partita, sperando che sia buona e che non lanchi, perché ieri ci ho giocato un pochettino. Ragazzi, io vi avverto subito che non sono bravo nel gioco delle armi, o comunque non me la canicchio, però non sono tra questa gran cosa, quindi io non vi posso garantire nulla, proprio nulla. Cerchiamo di fare il massimo sperando che non abbiamo tre, come mi è capitato ieri. Ah, già, come è iniziata la partita? No, no, raga, che è iniziata la partita, no. Perché adesso non posso fare niente, perché adesso però arato, invece no, oddio! Sì, ma non posso fare niente comunque, perché loro sono a 180 e io a 20. Cioè, io non posso fare nulla. Quindi io comunque non posso. Sì, raga, qua mi attaccano da ovunque. Raga, vabbè, qua adesso giocheremo abbastanza in difensiva, perché non posso fare nulla. Quindi aspetteremo il prossimo gioco delle armi, anzi pure ragazzi, però devo avvicinarmi, vabbè, questo lo taglio, la taglio, no, no, non la taglio, la lascio. Ripeto, il gioco delle armi non dovrebbero durare tanto, non dovrebbero, dico. Cioè, ma questo come cazzo l'ha preso? Ragazzi, ieri vi giuro un giorno intero a giocarli, giustamente perché non li gioco molto, quindi volevo cercare di capire insomma com'era, capire un po' i segreti. E c'è gente che tipo prendeva gli altri da in posizioni impossibili, cioè pensate a queste cose, erano dei buggati assurdi, per forza, obbligatoriamente. Cosa altamente improbabile. Cioè, adesso io devo aspettare 30 secondi e devo far aspettare il mio follower 30 secondi. No, no, ragazzi, vi taglio questa parte e vi faccio passare subito alla prossima partita. Nuketown 2025, forse la mappa migliore, perché è quella più caotica, anche quella dove ti rompi più le scatole, perché trovi gente ovunque, anche nel buco del culo. E non è una bella cosa. Infatti già vicino a me ce ne sono tre e già sono ultra cagata addosso. E adesso non so esattamente come approcciare, perché non so dove andare. Andiamo di qua. È il momento di iniziare. Questo è morto. Questo dove va? Questo va qua. Attenzione! Questo come ha fatto a uccidermi? Sì, raga, questo qua che è una bestia. Non muoiono! Cioè, gli spari non muoiono! Tanto che ho fucile a bomba che io li odio. Gli odio i fucili a pompa. Ah, vedete, non sparano. Io li odio i fucili a pompa. Perché non riesco proprio a gestirli. Che cosa è questo? Oddio, raga, non so dove. Dove l'ho preso? Ce l'ho cecchinato con fucile a pompa. Cioè, una roba assurda. Ok, adesso
le mitragliette, che le so gestire molto ma molto meglio. Se raga, questo qua dove mi ha sparato? Raga, vedete, questi qua proprio, cioè io lo odio il gioco delle armi per un motivo ben preciso, cioè questo. Vedete, questi non muoiono, cioè va. Ma raga, raga, cioè io, ma come ho fatto ad arrivare a 160? Ma chi è una bestia? Se raga, abbiamo trovato quello là tipo tutto buggato. Raga, ma guardate, ho trovato quello ultra buggato, guarda. Raga, se cambiamo room, perché ho trovato gente abbastanza buggaticcia. Poi raga, raga, noto che il gioco delle armi è tipo per gente che camperà, cioè gente che ti prende da dietro. E poi soprattutto ho notato che se hai 3 di connessione non vinci mai. Cioè io non vinco mai con 3 di connessione, ho sempre vinto con 4. Cioè io mi metto qua, ma è l'unica cosa che posso fare. Le cose che posso fare è questa. Poi vedete, mi beccano sempre da dietro, sempre. Ma io che io vinca uno scontro. Mamma mia, raga, mi prendono da dietro. Vedi, 20 anni per morire. Cioè, guarda, poi mi beccano sempre da dietro. Non so come ha fatto a uccidere. No. Raga, ma vedete? Cioè, raga, io non so veramente. Anzi, ragazzi, ho fatto un mega recupero, perché ero troppo lontano dalla prima posizione. Cioè, questo come ha fatto? Vabbè, sì, questo qua, giustiziere della notte, va bene, sì. Troppo, troppo incasinato. Va bene, chi se ne frega. Adesso c'ho 3 di connessione, l'unico con 3 di connessione, tra l'altro. Cioè, impossibile vincere con 3 di connessione. Ok, seconda partita. Malissimo, ce la vedo perché sono in una brutta posizione. Ma non ce n'era uno all'inizio mappa? No, come no. Teletrasporto? Vedete, il teletrasporto subito, gente che si teletrasporta da un posto all'altro. Mamma mia. Raga, guardate! Cioè, mi devo sparare 25.000 colpi per... Cioè, guarda quello dov'era! Una schifezza in mare! Non ce l'ho fatta, peccato. Raga, qua, io mi metto qua adesso per camperarmi, perché dov'è che in senso... E l'ho dovuto fare, perché... Se no rimaniamo sempre... E morire, cazzo. Raga, ma poi... Cioè, non credo... Va bene, va. Ma chi sono? Non muore! Cioè, tu spari 250 colpi, non muore. Guarda. Cioè, al di là di questi... Cioè... Ah, adesso...
Cioè, perché i fucili, giustamente, i mitraglietti, sono le uniche cose che so maneggiare. Quindi è normale che nelle altre cose io, giustamente, ho un po' di difficoltà. Mamma mia! Cioè, guarda che schifo! Guarda, muore! Guarda, è morto! Cioè, raga, non è morto! Cioè, poi questo qua, guarda, guarda che camper... Cioè, raga, non so come l'ho preso, ma va bene. Mamma mia, attenzione! Non so come ho fatto a prenderlo, ma va bene. Raga, sto ballista mi rompe il cazzo perché non lo so usare. Io sono abituato col DSR. Io sono abituato con il DSR, a cui gli altri non sono completamente abituato. Cioè, questo qua, madonna mia, raga, come cazzo me li lanciano. Cioè, dopo 20 anni è morto questo. Raga, completamente niente. Cioè, neanche nel podio, cioè. Ho provato a fare di tutto perché ho anche tre di commissione, ma quelli là non so quanto mi arrivano, cioè. Ho fatto anche molto meglio di ieri, dove non riuscivo ad arrivare a 15. Quindi direi che tutto sommato è andato anche più che bene. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento, iscrivetevi, non abbiate paura, scrivetemi tutto ciò che volete e per favore se mettete un mi piace, quantomeno motivatelo. Se c'è qualcosa relativo al video, magari della qualità, non so che fare perché se fa qualcosa YouTube, secondo io lo renderizzo con Camtasia, mi viene sempre perfetto, nessuna desincronizzazione, nessun video basculante, non so perché su YouTube quando lo carica c'è sempre qualcosa di strano. Non è colpa mia perché io quando renderizzo con Camtasia lo faccio bene perché ci sto molto attento. Quindi se vi piace o non vi piace, qualsiasi cosa è, scrivetelo nei commenti, non abbiate paura perché io rispondo a tutti, quasi tutti i commenti che voi mi scrivete. Ci vediamo al prossimo episodio, bella!